Nuova partita Just Cause 3. Allora, mi sto dirigendo, in realtà sono un po' indeciso sul da farsi, perché allora io ho liberato un po' la regione, questa qua è l'area che io ho liberato, non tantissima rispetto poi a quello che è, però già si inizia a far sentire, diciamo, la presenza dei ribelli nel territorio. Qua c'è questo che mi è sfuggito, quindi qua c'è un altro che mi è sfuggito, qua c'è da fare un check completo dell'area perché me li voglio prendere tutti, dato che tanto sono segnati, insomma, è abbastanza facile. Quindi niente, adesso c'è da fare o questa che molto probabilmente è per distruggere l'arma del centro di controllo di questo per poi poter fare l'assalto, oppure questa che c'è il mio socio Sheldon che mi ha chiamato a rapporto e molto probabilmente si tratterà di una mezza imboscata, immagino. Dato che dalla voce non mi pareva tanto affidabile come personaggio. E niente, mi sa che vado a farmi l'assalto alla mega fortezza, che immagino sarà la mega fortezza finale, quella più figa, quella più incasinata. E niente, adesso vado lì. Immagino già come sarà un po' la missione, sarà un po' molto simile alla precedente, seguire i tubi, andare a disattivare tutto e poi niente, poi mi farà sbucare lì vicino e farò un assalto a quella fortezza in cima alla montagna. Così poi dalla fortezza in cima alla montagna posso lanciarmi con buttarmi con a caduta libera fino alla prossima missione che è qua praticamente. E qui così vedo anche fino a dove arrivo con la tuta alare. Dovrebbe la missione poi successiva deve essere qua dietro. Prima di arrivare a destinazione, solo un ultimo consiglio per gli amanti delle sfide di questo gioco. Allora, avevo già detto nei video precedenti che sul mio dubbio sul fare allora, le sfide degli aerei. Avevo già detto che io avevo già provato a fare un po' di sfide degli aerei, non riuscivo mai a raggiungere il massimo degli ingranaggi e avevo immaginato, però l'avevo buttata lì come eventualità, non è che ne ero sicuro proprio al 100%. Avevo detto molto probabilmente quando sblocco il turbo di seconda della potenza maggiore. Bella questa struttura così in mezzo al nulla, molto bella. L'ambientazione di questo gioco l'ho detto già mille volte, ma è bellissima. E niente, stavo per dire, quando sbloccherò il turbo, stavo dicendo, quando sbloccherò il turbo di velocità 2 sarà molto più facile fare le missioni, perché adesso così come sono fatte è impossibile, perché effettivamente il percorso il percorso per quanto riguarda le sfide delle missioni aeree è molto lineare, quindi in realtà non è che serve una grande abilità, non è come le sfide. Io volevo tenermelo salvo, se me lo fai parcheggiare qua sono veramente contento, così il treno non me lo sfascia quando arriva. Stavo dicendo, il percorso nel discorso degli aeroplani è veramente facile, cioè nel senso
Non c'è una grande abilità da sfoggiare, lì vai dritto, fai qualche curva, sì, una volta che hai preso in mano, che hai imparato a padroneggiare un aeroplano, li sai più o meno usare tutti, uno va un pochino più veloce, uno un po' di meno, e lo si fa. Difatti, una volta sbloccato il turbo di seconda velocità, infatti dicevo, cavoli, sto tagliando la traiettoria, non è che c'è una grande cosa, e non è impossibile che non riesco ad arrivare alle 4 stelle, è proprio impossibile, l'aereo dovrebbe andare più veloce per poterci arrivare. Difatti, sbloccato il turbo 2, ho fatto a raffica tutte le missioni delle sfide dell'aereo, e l'ho fatto senza problemi. Quindi per chi volesse completare il consiglio finale dopo tutta questa tiritera che mi sono perso via come non mai, il consiglio che do a chi fosse interessato a fare le sfide degli aeroplani è quello di farle tutte, prendere i 3-4 ingranaggi a gara. Una volta arrivato al turbo 2, lì si rifanno e lì sicuramente sarà una cavolata, ma perché provare a farle fin da subito è impossibile. Tutto qua. Eccoti. Vieni, vieni a vedere. La base di controllo principale di Diravello è protetta da piccole testate missilistiche al bavarium arricchito. Uso improprio del bavarium raffinato. Fammi indovinare. Esattamente come prima. Quelle condutture contengono cavi e fibre ottiche. Non ha ancora imparato dopo le ultime due volte. Sarà come rubare le caramelle a un bambino. Ok, quindi sempre le condutture. Allora, io questa volta piacerebbe anche arrampicarmi con la tuta alare qua. Però, se il treno. Ok, mi ha sfasciato l'elicottero. Visto che c'ho questo elicottero figo, me la faccio con questo e le seguo volando. Così c'ho anche lanciarazzi, super missili a sganaway e. Allora, qua è dove dovrebbe finire tutto. Esatto. Oh. Ma dai. Niente, vabbè. Dopo questa figuraccia spero di proseguire senza problemi. Tanto ho visto probabilmente il gioco mi farà ripartire dal punto dall'entrata del coso, insomma, del tunnel. Anzi, conoscendo questo gioco, può essere anche che mi fa già completare la missione in automatico. Penso io.
Sapevo che sarebbe stato chiuso. Sherlock Holmes. Ok. Allora, adesso mi voglio buttare di testa. No, niente, scherzavo. Beh, però sono sempre di testa ancora. Da dietro mi stanno sparando. Ma chi è che mi sta... amico Fritz con... Non penso che l'attacco satellitare possa funzionare qua al chiuso. E questo mi frega un po', a parte che ho le granate. Facciamo così perché sennò passa una giornata. Ah, forse sparando di lato succede. Queste tre missioni sono state di una linearità sconvolgente, tutte e tre. Adesso vabbè, c'è l'assalto al forte che è un pochino più figo di tutti gli altri, però adesso vediamo, insomma, se uno ci si mette un po' del suo riesce a rendere il gioco un po' più particolare ogni partita, però. Allora, andiamo
Questo è il forte super figo di Ravello. E niente, andiamo a provare a fargli il mazzo. Questa non è una buona partenza. Ok, riproviamo. Niente. Ok, qua c'è da arrampicarsi un po'. Allora, ho un'arma veramente figa che praticamente è un attacco satellitare. Praticamente io punto e arrivano dei caccia che, eccoli, che sparano dei razzi e gli fanno. Il vantaggio è che non fai scattare l'allarme, quindi adesso io ho un po' di margine, nel senso che posso. No, niente, se ne sono già accorti di me. Cioè adesso ci sono anche gli elicotteri. Bene. Allora, se non ci sono. Ma questo qua fa paura. Questo fa paura. Ok, devo solo stare molto attento l'antiaerea, perché se questo riesco a tenermelo faccio veramente un casino e libero l'area in pochi minuti. Toglie lo scudo e io me lo metto e no, lui ritorna lo scudo. Allora l'ha messo qualche secondo prima di me, quindi no, si è spento prima.
Oh, finalmente. Ok. Contatto visivo cessato. A tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo. Ok, allora qua l'elicottero è figo, ma è in una situazione pessima. Elicotteri di supporto in arrivo al punto di contatto. Quello me lo tengo. Ai 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 ai. No, 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 no. Ok, fa niente, va benissimo così. Allora, la cosa da fare adesso è cercare. No, non c'ho le granate. Ok, quello è andato giù. Ok, questo il sistema missilistico dovrebbe coprirmi in modo da potermi agire, altrimenti senza questo non si va da nessuna parte, gli elicotteri continuano a sparare. Poi facciamo un attacco satellitare a quelli. Ok, l'antenna figa è saltata. Cavolo, sta succedendo? Ok, allora, sta andando tutto abbastanza bene. Non sono rimaste tantissime. Ok. Era quello che mi serviva, un carro armato. Questo era quello che mi serviva.
Ok, là sotto ci sono anche le armi. Allora, adesso mi tengo il carro armato finché dura e poi appena vedo che ha... Ok, no, questo qua niente. Ok. Cosa manca? Manca questo e manca questo. Ok, me li ha segnalati. Allora, andiamo a prenderli. Sono sotto. Ok, allora devo scendere di sotto. Allora, prima di tutto vado a prendermi questi due qua. L'altro dove ho messo il segnalino sulla mappa, quindi là. E i cecchini anche con un carro armato ci provano, incredibile. Facciamo così. Allora. Eccolo là, dovrebbe essere quello là. Vedi, se io sparo un po' di colpi a caso sicuramente lo prendo. Ok. Ho sbloccato un qualcosa di fighissimo. Ma mi sembra molto simile al primo aereo. Questo qua sembra proprio più aereo di linea. Furia Task, nuova sfida. Ok. Sprint, ho sbloccato un po' di missioni secondarie. Perfetto, ho liberato un'altra provincia. Perfetto, allora qua direi che un po' di casino è stato fatto. Adesso... La prossima missione penso che andrò a farla subito. Quindi adesso si va qua dal nostro amico Sheldon. Andiamo a vedere quale trappola ci ho preparato. Lo dico io che è una trappola, ma non ne sono sicuro. Ok, ci vediamo al prossimo video.